credo che noi dobbiamo fare il lavoro che stiamo facendo, cioè cerchiamo di fare accordi con le regioni, sostenere i programmi di sviluppo territoriale, lavorare nei settori che sono più, diciamo così, in grado di produrre reddito e occupazione. Penso all'agricoltura, all'agroalimentare, al turismo, penso a quelle piccole e grandi cose che costruiscono il futuro, costruiscono le condizioni di vita di queste comunità. Quindi noi dobbiamo lavorare insieme. Quindi lo Stato centrale da Roma non è in grado di risolvere da solo chissà quali problemi, lo può fare insieme alle comunità locali, in questo caso insieme al mondo cooperativo, costruendo passo per passo, cogliendo passo per passo tutte le occasioni e le opportunità. Ma io non credo che dipenda dal Jobs Act da ripensare, io credo che il tema sia quello della crescita, dello sviluppo economico, dello sviluppo, quello del costruire impresa, quello del provarci, dell'aiutare tutti quelli che vogliono provare a costruire un'iniziativa. E queste esperienze sono diverse, sono presenti in tutti i territori, sono presenti in questo come in altri, e quindi bisogna avere, come posso dire, la costanza, la pazienza, la volontà di lavorare su tutto questo. Se c'è qualcuno che pensa che ci sia una ricetta miracolosa, io credo di poter girarmi alle spalle e dire che fino adesso il miracolo non l'ha fatto nessuno, quindi se fosse stata una cosa facile l'avrebbero già fatta. Non è facile, ci vuole la pazienza e la costanza di continuare a lavorare come si sta facendo. Beh, io credo che bisogna puntare sulle specificità, bisogna puntare sui territori, bisogna puntare sulle competenze, bisogna puntare su tutto quello che c'è che ha valore. Quindi io credo ai posti belli, al turismo, bisogna creare le condizioni, naturalmente, che vuol dire infrastrutture, che vuol dire organizzazione, ma abbiamo bisogno della collaborazione delle persone che lì lavorano, che costruiscono il loro futuro, che costruiscono le loro imprese, perché noi parliamo della crisi e parliamo dei posti di lavoro persi. Io credo che dovremmo parlare anche del numero di centinaia di migliaia di imprese che abbiamo perso, perché se non hai le imprese non c'hai i posti di lavoro, è inutile che ce lo raccontiamo in un'altra maniera. Quindi bisogna costruire pazientemente e fare in modo che si superino gli ostacoli, si tolgano gli impedimenti, si produca il miglioramento del contesto. Io credo che questo sia quello che dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo e cerchiamo di farlo facendo accordi, lavorando insieme alle amministrazioni locali, lavorando insieme ai comuni, lavorando insieme alle comunità economiche, agli imprenditori, insieme ai lavoratori. È, come dire, un lavoro paziente di costruzione che mette in valore le cose belle che questo paese ha. Questo è un paese che ha tanti potenziali, la Calabria propri potenziali, bisogna partire da quelli, non possiamo inventare qualcosa, ma posso dire, che non ha un radicamento nella storia, nella cultura, nell'ambiente nel quale ci troviamo. Io credo che è da questo che possiamo partire. Ma intanto è un appuntamento importante, un anniversario, 40 anni di cooperazione, sono un periodo che ha consentito alla cooperazione di insediarsi, di strutturarsi, di diventare una realtà importante nella nostra regione. E certamente gli effetti della crisi che ha investito l'economia, il mondo produttivo, il sistema delle imprese, ha stretto anche come una tenaglia alla gola la cooperazione, che è un soggetto appunto che non vive in un altro pianeta, è un soggetto che opera attivamente sul territorio. Devo dire che malgrado gli effetti della crisi, che sono stati devastanti, la cooperazione più di altri ha retto, perché appunto è stata quella che abbiamo alle spalle, una crisi che ancora permane, una crisi inedita, una crisi acuta che ha avuto effetti significativi, importanti e per alcuni versi anche devastanti nel sistema imprenditoriale. Poi chiaramente in una regione come la nostra, ancor più, una regione come la nostra fragile dal punto di vista produttivo, del sistema delle imprese, con ritardi accumulati nel corso di un lungo periodo, la crisi ha avuto un doppio effetto negativo e quindi chiaramente anche il sistema della cooperazione ne ha risentito, e come.